Buon pomeriggio a voi e un caro saluto. Benvenuti in questo nuovo video, insomma. Allora, come vedete siamo un po' intasati di melari nel nostro piccolo laboratorio e questi sono gli ultimi melari, diciamo è l'ultima partita di miele che stiamo smielando e quindi cogliamo l'occasione pure per fare un attimo una chiacchierata per segnalare due o tre aspetti importanti che hanno a che fare con la smielatura e diciamo anche con la produzione di un miele di qualità. Allora, noi già nell'anno scorso abbiamo girato un video, uno o due video, insomma, riguardo al laboratorio, alle attività di laboratorio. Il ciclo della smielatura è un ciclo molto semplice. Arrivano i melari, si disopercolano, si mettono in centrifuga, la doppia filtrazione e poi si invasettano e poi diventano i nostri vasetti di miele. Eccolo qua, questo ad esempio è il nostro millefiori prodotto quest'anno. Allora, la cosa che volevamo dire è che è importante che l'ambiente nel quale si smiela, oltre ad avere dei requisiti di igienità, quindi di igienizzazione, insomma, quindi abbiamo queste piastrelle, gli angolari antipolvere, insomma cercare di lavorare anche nella cucina di casa, però che sia un ambiente pulito e poi deve essere un ambiente asciutto, e che il miele teme l'umidità. Allora voi vi dovete attrezzare semplicemente con un igrometro, questo è un termoigrometro, qui l'umidità è al 30%, quindi è importante lavorare in un ambiente asciutto. 30-40% è l'umidità ideale per un laboratorio di smielatura, perché abbiamo detto che se il miele, in un'altra occasione, se l'ambiente è molto umido, il miele tende ad assorbire umidità e quindi l'umidità non è una cosa che fa bene al miele. L'altro particolare, appunto, l'altro attrezzo che vi mostriamo e che vi consigliamo di acquistare, si compra anche con 30-40 euro, insomma, il mielometro. È un attrezzo che serve per misurare l'umidità nel miele, quindi quello è uno strumento che è un semplice orologio, insomma, che serve per misurare l'umidità nell'ambiente. Questa qui con la goccina di miele noi andiamo a misurare l'umidità nel miele, che deve essere inferiore al 18%, meglio 17, molto meglio ancora se è intorno ai 15-16. Per produrre un miele di qualità, lo diciamo chiaramente, bisogna lavorare con un'umidità nel miele molto bassa, intorno al 15-16. E noi presentiamo anche il nostro prodotto a questo concorso che fanno a Bologna e sono già diversi anni che veniamo premiati con una goccia d'oro, con due gocce d'oro. Quest'anno abbiamo mandato sia il miele di Sulla sia il miele di Millefiori, quindi uno dei requisiti importanti per ottenere un riconoscimento di qualità è l'umidità del miele, che deve essere molto bassa. Poi l'altro particolare qual è? Quando lavoriamo, questi sono dei telaini che adesso noi metteremo nella nostra centrifuga, poi all'uscita noi valuteremo se questo qui è un po' troppo scuro. Questo che significa? Che la cera nei melari va ricambiata, 3-4 anni si deve cambiare la cera, quindi si smiela, si fa asciugare le api e si va a sciogliere nel caso appunto è un telaino scuro. Ad esempio questo qua è più chiaro, tra l'altro è B, è dell'anno scorso, quindi noi lo smieliamo, dopo averlo smielato lo conserviamo, quelli più scuri vanno cambiati. Un altro particolare, per mantenere un'umidità bassa, noi abbiamo bisogno di un deumidificatore ambientale. Qui ce l'abbiamo qui, la marca Locklima, è un deumidificatore, diciamo, professionale, costa 700-800 euro, un modello base, perché poi viene rapportato al volume dell'ambiente che deve deumidificare. Comunque questo qui ci garantisce di avere un'umidità bassissima e quindi di lavorare in un ambiente poco umido e quindi sicuro per la qualità del nostro miele. Quindi abbiamo detto termoigrometro, deumidificatore e poi questo qui il mielometro, ricambio della cera. Poi l'altro particolare qual è? Specialmente le ultime partite di miele, noi questa è l'ultima partita, sono 4-5 quintali, è l'ultimo miele di quest'anno, il miele è il nostro millefiore estivo, poi lo faremo analizzare se ci sono delle prevalenze di alcuni nettari. Comunque tutto ciò, voi non vi dovete preoccupare se ad esempio capita che avete un telaino così, che non è opercolato.
perché quello che conta è l'umidità nel miele. Siccome il raccolto è molto lento, poi ci sono stati dei periodi in cui non hanno proprio raccolto, non è detto che il miele non opercolato sia un miele umido. Quindi voi quando andate a prendere questi telaini qua, misurate l'umidità. In questo caso qui è 16, quindi un'umidità molto bassa. Quindi quello che vogliamo dire nella sostanza è che non è che se il telaino non è opercolato noi abbiamo a che fare con un miele umido, noi semplicemente l'andiamo a misurare. Questo qui, vabbè, il classico metodo empirico, sbattere il telaino, non gocciola, e quindi un miele asciutto, poi te ne accorgi che è un po' appiccicoso, insomma non è un miele umido. Comunque si va a misurare. La cosa più importante da fare si fa a misurare, quindi non vi preoccupate se avete dei telaini che non sono percolati, però prima di portarli in un laboratorio dove c'è poca umidità, dovete misurare l'umidità, se è il caso di prendere, non è che le andate a prendere mentre piove o dopo che ha piovuto. Insomma, quando c'è un periodo asciutto, 2-3 giorni, andate e raccogliete. È un po' questa la situazione, quindi gli aspetti che volevamo dire sono questi qua. Ma questi qua noi li metteremo là, faremo girare la centrifuga. Poi li metteremo, c'è il doppio filtro classico, il filtro a maglia più larga, a maglia più stretta, 15 giorni, 10 giorni, 15 giorni, 20 giorni nel decantatore maturatore, e poi lo invasettiamo con la nostra invasettatrice pneumatica. Va bene, adesso ci salutiamo, spero che questi 4 dettagli vi siano stati utili anche per masticare un po' qualcosa che ha a che fare appunto col miele, con la produzione di un miele di qualità, e quindi con una prospettiva di commercializzazione di un prodotto che venga ben appetito, diciamo così, dai nostri clienti. Va bene, un caro saluto a tutti voi e alla prossima. Ciao!